Ciao ragazzi, benvenuti a tutti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo sulla cima del Monte Mulaz, sulle Pale di San Martino. Siamo partiti dal Passo Valles e abbiamo attraversato tutta la Val Venegia qui sotto per poi raggiungere la cima a quota 2908 metri. Camminata stancante, lunga, circa 9 km per 1200 metri di dislivello, però il panorama è qualcosa di unico. Super appagante. Ora vi mostro come siamo arrivati fino a qui. Buona visione. Abbiamo scoperto circa 1000 metri di dislivello in 7 km e mezzo. Siamo più o meno a quota 2700. Distruttivo. Ci vediamo su. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can watch me go, 'cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like. You can say hello, but I don't need you to like me. Qui dietro. Finalmente. Ai, vale che si vede la cima. Vieni duro. Come volevasi dimostrare, noi siamo in cima e si copre tutto con le nuvole. Non so se potete vedere le pale dietro, sono qualcosa di speciale. E purtroppo a tratti c'è anche vento, raffiche abbastanza fortine. Sono riuscito a fare giusto due giri con il drone, ma non mi fido molto. Che meraviglia! Adesso finiamo di mangiare un paninetto e scendiamo. Bubble and I'm so mad.
You can watch me go, cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me. You can say hello, but I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me. You can watch me go, cause I don't need you to like me. Don't need you to like me. Don't need you to like me. Ed eccoci arrivati anche alla fine di questa giornata molto impegnativa. Chiudiamo quindi una camminata di oltre 20 km e 1200 metri di dislivello che tutta sotto il sole insomma si fa sentire. Se ne torniamo a casa, vi ringrazio di essere stati con me e con la Vale anche in questa nuova fantastica avventura. Vi ricordo di iscrivervi al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!